Gamescom 2024 è stata ancora una volta la fiera più importante per il mondo dei videogiochi in Europa. Alla convention di Colonia sono stati fatti annunci significativi per il mondo dei games e tra i titoli più attesi, Borderlands 4 è stato confermato per il prossimo anno, promettendo un ritorno all'azione frenetica e all'umorismo irriverente della serie su PC e console. Asus ha svelato diverse novità hardware, tra cui le schede madri X870E e X870, progettate per supportare le CPU AMD Ryzen serie 9000, un dissipatore I/O, periferiche di gioco, monitor OLED, soluzioni Wi-Fi 7 e alimentatori di alta gamma. Gli appassionati di strategia possono attendere con ansia Civilization 7, previsto per l'anno prossimo, che offrirà un'esperienza di gioco rinnovata e ampliata. Little Nightmares 3 promette di immergere i giocatori in un'atmosfera inquietante e ricca di suspense, mentre Monster Hunter Wilds di Capcom è stato il gioco più premiato della fiera, grazie al suo trailer mozzafiato in vista dell'uscita su PC e console nel 2025. Infine, Nvidia ha presentato a Gamescom il suo primo Small Language Model on Device, che promette di rivoluzionare le capacità di conversare degli esseri umani digitali in vari settori, tra cui gaming, customer service e sanità. E dalle prime meraviglie mostrate, sembra proprio che i personaggi non giocanti dei videogiochi o i centralinisti virtuali del futuro saranno incredibilmente intelligenti.